Buongiorno, in apertura alla politica. È stato approvato a Palazzo Santini il bilancio di previsione 2013, una manovra da oltre 150 milioni di euro. Si è licenziata la pratica in tempi record, il tutto è stato approvato in serata con 20 voti favorevoli e 4 contrari. Un documento economico programmatico passato non senza tensioni, accenti critici e resistenze, come quella dei commercianti, che hanno presentato una petizione contro il nuovo piano tariffario, senza però riuscire ad impedirne l'approvazione. Infatti, nonostante l'assoluta contrarietà di Confcommercio espressa in consiglio da un suo rappresentante, l'Assemblea ha dato il via libera ad un aumento della TARES del 15%. Vediamo. Come di consueto, la nostra emittente ha trasmesso in diretta la seduta odierna del Consiglio Comunale di Lucca, che ha avuto il suo momento clou nella parte iniziale, quella delle interrogazioni e raccomandazioni, quando è stata data voce, come richiesto pressantemente, ai commercianti guidati da Rodolfo Pasquini di Confcommercio, tutti all'assalto della TARES, l'odiosa tassa, argomento all'ordine del giorno con la scelta determinante delle aliquote. Samuele Cosentino, membro della commissione del Centro Storico, nonché vicepresidente dei ristoratori Confcommercio, ha letto pubblicamente una lettera che era un vero e proprio atto di accusa, insieme a un appello pressante, quello di far comprendere alla giunta, all'amministrazione, ma anche alla cittadinanza tutta, che questa categoria, in questo modo, cioè con questa crisi e questo sistema di tassazione, con questi costi del lavoro e dei servizi, semplicemente non può più andare avanti. Per far comprendere questo sono state raccolte in pochissimo tempo ben 365 firme di altrettanti commercianti del centro storico e della città, come dire una per ogni giorno dell'anno, che sono state portate oggi in Consiglio Comunale con lo scopo di far capire che siamo oltre la frutta e quanto sia globale questo cahier de doléances, come si chiamavano le rimostranze pubbliche prima che scoppiasse la rivoluzione francese. Per ribadirlo era presente tutto lo Stato Maggiore di Confcommercio, dal presidente Ademaro Cordoni a quello dei ristoratori Benedetto Stefani, tutti decisi ad affermare, i commercianti, gli imprenditori, che non possono accettare e sopportare, come si dice testualmente nel documento firmato dai 365, nessun ulteriore balzello dopo l'odiosa IMU, che per il settore è stata una vera e propria mazzata. E passiamo alla cronaca. Prese di mira le scuole, due sono i furti perpetratisi negli istituti di istruzione la scorsa notte. Computer, proiettori e altri oggetti di valore sono stati portati via da ignoti al liceo Ettore Majorana di Capannori e alla scuola media Custer De Nobili a Santa Maria del Colle. Le indagini sono in corso. E spostiamoci a San Ginese, dove questa mattina la classe quinta della scuola elementare Papi ha visitato l'isola ecologica di Mugnano e l'impianto di riciclaggio della Val Freddana di Porcari. La visita fa parte dell'iniziativa Ragazzi a scuola dei rifiuti, promossa da Sistema Ambiente SPA per sensibilizzare ed informare i cittadini e commercianti sulla corretta procedura per la selezione e l'esposizione dei rifiuti, partendo proprio dalle generazioni più giovani. Per lo spettacolo, stasera alle 18 alla Sala Coro del Teatro del Giglio, si terrà il secondo incontro con il pubblico, dedicato alla conoscenza della poetica del teatro del Carretto. Lo scenografo Graziano Gregori, fondatore insieme a Maria Grazia Cipriani della compagnia Teatro del Carretto, parlerà, nell'ambito degli appuntamenti, del tema della scena come spazio del sogno. Il Teatro del Carretto, che viaggia con il suo repertorio in tutta Europa e oltreoceano, ha visto numerosi premi, come il premio UBU nel 91 e quello del pubblico del 19° Festival Baltic House di San Pietroburgo per il Pinocchio del 2009. E spazio adesso al mondo dello sport. I giocatori dell'Arcantea sono andati in visita al villaggio del Fanciullo per incontrare i ragazzi ospitati nella struttura e invitarli alle partite casalinghe della squadra. Si è parlato di sport e scuola e ragazzi e giocatori si sono confrontati sull'importanza di fare gruppo. All'incontro erano presenti Don Diomede, il presidente Graziano Valobonzi e l'educatore professionale Gabriele Mariani, fondatore di Etnica Radio. E passiamo alle giovanili Carismi. Weekend non facile, ma gli under 13 di coach Luca Cecchini, chiudendo imbattuti il girone, si aggiudicano la prima fase di campionato. Fin qui una marcia trionfale con 18 vittorie consecutive per i ragazzi del giovane allenatore lucchese.
Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Di Luca.